Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Tech Fan Page. Io sono sempre Dario Calindo e oggi vorrei parlarvi di una cosa che mi ha fatto sorridere. È una notizia di oggi, di questa mattina o di stanotte perché è successa in America, che comunque va a richiamare una notizia della quale abbiamo già parlato, che si basa proprio su una ricerca fatta dai degli americani. Sì, esatto, circa una settimana fa due ricercatori di Princeton, United States, hanno pubblicato una ricerca nella quale si evince che entro il 2017 Facebook dovrebbe perdere circa l'80% dei propri utenti attivi mensilmente, cioè sarebbe un utente ogni 5 in media. La cosa bella è che appena ho pubblicato la notizia su Facebook, parecchie persone hanno commentato la notizia dicendo evviva, non vedo l'ora che muore Facebook! Però poi mi sono chiesto, ma se poi muore Facebook, dove lo scrivi che vuoi che muore Facebook? È una ricerca che sinceramente a me non ha mai convinto a fondo. E perché? Perché si basa su un metodo di studio della diffusione delle epidemie. Ecco, parliamoci chiaro. Praticamente gli studiosi hanno paragonato la diffusione di Facebook alla diffusione di un'epidemia e ne hanno studiato l'andamento. Durante, insomma, questa analisi, questa ricerca, però hanno fatto alcuni errori che poi ci portano al succo del discorso di oggi, che comunque possiamo racchiudere in tre errori fondamentali. Il primo errore è proprio quello di paragonare Facebook ad una malattia, ok? Che c'è chi è malato di Facebook, me compreso, ma paragonare la diffusione di un social network alla diffusione di una malattia virale, insomma, non è che sia proprio un metodo scientificamente corretto. Inoltre, i ricercatori, per dare fondamenta al loro metodo di studio, cosa hanno fatto? Hanno studiato il fenomeno MySpace. MySpace è una piattaforma che è nata nel 2003, ha avuto il suo picco di utenza nel 2007 e poi piano piano è andata in disuso. Quello che però i ricercatori non hanno tenuto in considerazione è che MySpace è vero che è morta, ma è stata uccisa da Facebook. Parte dell'utenza di MySpace si è andata proprio a trasferire nel social network di Zuckerberg, il che, insomma, mette un altro punto interrogativo a questa ricerca effettuata. L'altro errore che hanno fatto, l'ultimo, se non il più importante, è che loro sono andati a studiare l'andamento dei trend su Google Trend del termine di ricerca Facebook in tutto il mondo. Secondo loro, il termine di ricerca, cioè secondo Google Trend, il termine di ricerca ha avuto il suo picco nel 2012 e poi dal 2012 ha iniziato a calare. E quindi, secondo i ricercatori, Facebook, la diffusione di Facebook, l'interesse che ha la gente verso Facebook è andato lentamente a calare nel 2012. Certo, così è tutto molto bello e anche forse un po' troppo semplice. E forse i ricercatori non erano aggiornati circa l'andamento degli utenti di Facebook, che dal 2012 non è assolutamente diminuito, ma ha continuato a crescere fino a raggiungere delle quote stratosferiche negli ultimi giorni. Ok, Facebook è in crisi, ma di questo ne parleremo dopo. Fatto sta che proprio Facebook si è basata su questo termine di ricerca che hanno utilizzato i ricercatori sui quali hanno praticamente fondato il loro studio per rispondere alla pubblicazione fatta dagli universitari con un post, una nota scritta da uno sviluppatore che lavora in Facebook, che in effetti è un matematico, con la quale, scherzando e prendendo per il culo i ricercatori che hanno pubblicato proprio questa ricerca, ha dimostrato che il metodo utilizzato non è assolutamente adatto e che basarsi su dei trend di Google perde il tempo che trova, insomma, perché in effetti non è detto che la gente non cerca più su Google Facebook, allora non va più su Facebook. Evidentemente si sta evolvendo la situazione, ci sono nuove metodologie di connessione alla piattaforma di Zuckerberg, una su tutti per esempio le connessioni tramite dispositivi mobili, che non rende necessario più cercare Facebook su Google, oppure la gente ormai si è abituata ad utilizzare Facebook, oppure la gente adesso si è abituata ad utilizzare Facebook e lo mette come pagina iniziale nel browser come preferito. Insomma, il fatto che la gente non cerchi più Facebook su Google non vuol dire che Facebook sta morendo. E proprio su questo si basa la risposta dello sviluppatore di Facebook, che ha fatto un paragone. Ha paragonato due termini di ricerca, Princeton, ma quello l'ha paragonato in base alle interazioni sul social network, su Facebook, e in effetti in un grafico ha fatto vedere come Princeton sia l'ultima università delle big d'America alla quale si interessa gli utenti di Facebook, e inoltre su Google ha cercato Aria. Ok, si tratta di una risposta molto lollosa, se vogliamo dire così, che però ha evidenziato come i metodi di studio sui quali si basano le ricerche non sono uguali e giusti per tutte le categorie, e che molto spesso, utilizzati male, portano a dei risultati pazzeschi. Infatti, secondo la ricerca di questo sviluppatore di Facebook, l'area nel 2060 dovrebbe finire, perché su Google nessuno la cercherebbe più. Insomma ragazzi, il succo del discorso è un altro, secondo me.
In effetti, vabbè, questa ricerca di sviluppatori di Princeton perde il tempo che trova, in effetti hanno fatto anche una bella figurella. Però in realtà la struttura sulla quale si basa Facebook, cioè quella della pura condivisione, in effetti adesso sta diventando un po' obsoleta. E questo si vede dal fatto che, nonostante Facebook non stia subendo delle grosse perdite a livello di utenza generale globale, i più giovani stanno abbandonando i social network a favore di piattaforme per la messaggistica istantanea come WhatsApp, WeChat, eccetera, eccetera. È un fenomeno del quale ha parlato anche il Chief Financial Officer di Facebook, che ha proprio ammesso che i più giovani stanno lentamente abbandonando i social network, ma questo quelli di Facebook lo sanno già. Insomma, Zuckerberg sa benissimo che Facebook non può continuare ad essere un luogo di condivisione, un luogo semplice di condivisione, ma ormai gli utenti vogliono parlare, discutere e vogliono anche essere informati tramite la piattaforma di ciò che accade nel mondo. Ecco perché stanno cambiando un sacco di cose. Tutti i disservizi di Facebook, dei quali vi abbiamo anche parlato, sono dei disservizi, secondo me, legati al fatto che stiano aggiornando proprio l'algoritmo che è anima del social network per trasformarlo da luogo di condivisione a luogo di discussione. E l'introduzione di trending è proprio l'esempio lampante di come quelli di Facebook si siano resi conto che così non possono andare avanti tanto, e per evitare spese e per aumentare i guadagni, stanno proprio per cambiare l'identità del social network dietro le quinte, e quindi gli utenti non se ne renderanno neanche tanto conto. Fatto sta, ragazzi, che Facebook sta per cambiare. Io sono Dario Caliendo, anche se non le vedete, le chihuahua sono sempre là. Vi mando un abbraccio e ci vediamo su Facebook. Ciao!